PNRR, quindi importanti investimenti che permetteranno la riqualificazione di un intero quartiere, di fatto, con sostanzialmente 15 milioni di euro che arrivano per il progetto Pinqua, cioè il progetto per la qualità dell'abitare, oltre a una serie di altri importanti investimenti chiaramente legati al PNRR sulla città. Dall'altra parte, quindi lato porto, stiamo parlando di veramente investimenti fondamentali perché questi investimenti permetteranno, grazie all'autorità portuale, al suo presidente Musolino, che è persona creativa e molto pratica, di mettere in campo, dicevo, una serie di iniziative che cambiano il volto del porto. Sostanzialmente il porto avrà un ulteriore sviluppo per quanto riguarda il turismo e quindi le grandi navi da crociere, da crociera, e dall'altra parte una marina molto, molto attrattiva per quanto riguarda gli yacht, anche i mega yacht, presente? Anche i mega yacht. Quindi sostanzialmente questo permette da un lato di avere una delle capitali mondiali del turismo, una città più belle del mondo, quindi Roma, attrattiva per un certo tipo di turismo, e dall'altra parte rendere questa città una città protagonista del turismo, un turismo chiaramente anche differente, che quindi un'offerta differente di turismo che possa permettere a Civitavecchia di uscire in chiave prospettica, logicamente, da un ruolo fondamentale per il paese e quindi delle aziende, delle imprese di produzione energetica, delle aree ex industriali che insomma, l'amministrazione comunale intende riqualificare. Quindi insomma, la chiave è attraverso il PNRR, un'amministrazione lungimirante, una presidenza, quindi un'autorità portuale creativa e operativa e coadiuvata anche dalla Capitaneria di Porto che come sempre è rispondente alle necessità e comprensiva delle necessità e degli obiettivi delle amministrazioni che ho citato, dicevo di permettere alla città di cambiare volto grazie a investimenti importanti che chiaramente cadono in particolare dal governo, ma che insomma avranno uno sviluppo da qui ai prossimi anni. Quindi parliamo di collegamenti ferroviari del porto, il gateway ferroviario che tocca in particolare l'area, la macroarea del porto che riguarda le merci, questo ci tengo a sottolinearlo, e la nuova darsena, una riqualificazione anche culturale, oltre che turistica, per quanto riguarda le bellezze che ci sono già oggi all'interno del porto e che domani saranno a disposizione della città. Quindi io lascio la parola al sindaco e al presidente per magari approfondire. Siccome sono, scusatemi per il ritardo, ma le idee e i progetti in campo sono veramente molti e ci ho tenuto ad avere un quadro piuttosto completo. Grazie. Poi le domande. Vado io, Pino. Allora, io ringrazio il Vice Ministro perché è un'occasione assolutamente importante per noi. Da resto credo che vada a suggellare, se mai ce ne fosse stato bisogno, questa splendida sinergia che si è creata tra l'amministrazione comunale e l'autorità di sistema, con una condivisione su progetti chiari, su obiettivi che coinvolgono obiettivamente uno sviluppo di un porto che sta crescendo, che è già cresciuto ma che crescerà ancora di più, in maniera ambiziosa ma concreta, perché ci sono tutti i presupposti per poter raggiungere quelle che sono le finalità che il Presidente Musolino intende portare avanti e soprattutto un coinvolgimento della città che finalmente farà del porto e con il porto una prospettiva assolutamente importante per quello che deve essere la visione di una Civitavecchia assolutamente diversa, assolutamente competitiva. Dico questo perché poi con il Vice Ministro che stamattina abbiamo potuto affrontare alcuni temi che avremo modo poi di sviluppare ulteriormente nel corso delle prossime settimane. Già abbiamo avuto un'interlocuzione con il Ministero per quanto riguarda alcune progettazioni che riguardano il PNRR,
ma con il Vice Ministro abbiamo ragionato anche su altre iniziative che riguardano chiaramente più nello specifico la nostra città e credo che insomma questa occasione sia davvero importante. Io lo ringrazio perché poi in effetti trova il tempo, e questa è una cosa importante, per trascorrere quasi un'intera giornata a Civitavecchia. Questo è il segno di una grande attenzione che lui e il governo intero vanno a destinare a Civitavecchia, all'importanza di Civitavecchia, a quello che può significare la ripresa del traffico crocieristico dopo un momento assolutamente buio, un aiuto concreto, ma direi anche sotto profilo, diciamo, di supporto morale. Usciamo fuori da una pandemia, almeno speriamo di uscirne, che poi ha visto Pino Musolino arrivare quasi così durante la pandemia. Io ho iniziato il mio mandato quando ancora non c'era, 6 mesi di mandato, e poi ci siamo trovati ad affrontare tante altre cose. Oggi anche una guerra, e quindi vedere qui il Vice Ministro, e non solo, perché poi stiamo vedendo insomma che l'attenzione del governo più in generale, e quindi non prescindiamo anche dalle logiche, dalle questioni che possono in qualche modo ricollegarci ai nostri partiti. No, più in generale il governo è attento alla città e credo che questo costituisca un'iniezione di fiducia importante, necessaria, che può veramente far immaginare in una visione sicuramente più ampia. Chiaramente non ragioniamo in termini di mesi, non ragioniamo in termini, diciamo anche politici, non ragioniamo in termini di taglio di nastro, ragioniamo in termini di una visione di una città che debba avere assolutamente per i propri figli, per il futuro, delle prospettive concrete. Ci siamo, stiamo costruendo e io ringrazio nuovamente il Vice Ministro per questa sua attenzione, che è un'attenzione che chiaramente, insomma, non è cosa di poco conto, assolutamente, è una cosa che ci inorgoglisce e ci rende assolutamente soddisfatti. Beh, assolutamente, io ovviamente mi accodo ai ringraziamenti, ma che non sono ringraziamenti di maniera, ma che sono sostanziali. Io ho avuto tra l'altro la fortuna, il privilegio di lavorare come Vice Ministro quando anche era Presidente della Commissione, insomma, quindi con un ruolo diverso, ma sempre relativo ai trasporti. Devo dire la verità che ha sempre dimostrato una sensibilità, pur se venendo dalla terra, no? Ma ha sempre dimostrato una grande sensibilità nei confronti delle attività portuali e lo ha sempre fatto, indipendentemente da Venezia, Civitavecchia, lo fa con gli altri colleghi. Questo dimostra anche una intelligenza che va oltre la politica, perché si capisce quanto siano importanti e quanto siano rilevanti per l'economia nazionale i porti. Va detto che ormai noi ci stiamo un po' abituando alle cose belle, no? Però insomma in questo ultimo anno abbiamo avuto un'attenzione, insomma, il ministro 2 settimane fa ha fatto una paginata intera sul Messaggero nazionale dove ha detto Civitavecchia è uno dei porti fondamentali per lo sviluppo nazionale. La Commissione dei Trasporti della Camera è venuta e si è riunita qui e ci ha insomma, ascoltato e ragionato. Abbiamo il Vice Ministro, 2 giorni fa un altro Vice Ministro del MINSE. Significa che l'attenzione c'è. Abbiamo portato a casa il risultato bellissimo di squadra, importantissimo, di riconoscimento di Porto Cordove, tutti, dall'ultimo della lista che sono io, ai ministri, i commissari europei, i nostri rappresentanti, ci hanno fatto vincere, abbiamo vinto una partita importante, ricordiamolo sempre, l'unica modifica italiana alla rete Core, l'unico porto inserito è Civitavecchia, non è stato null'altro, e 4 sono state le modifiche a livello europeo, quindi pensate che su 26 paesi noi abbiamo portato a casa un quarto delle modifiche totali della rete Core per quanto riguarda i porti. Tutto questo a significare che c'è un'attenzione importantissima, è un'attenzione che sicuramente deriva dalla sensibilità del governo, ma forse anche perché stiamo piano piano con i fatti dimostrando che meritiamo di essere considerati. Prima, magari per vari motivi, non si era riusciti a fare un certo tipo di ragionamento, oggi concretamente lo stiamo facendo e credo che il governo nazionale apprezzi il fatto che in qualche modo togliamo qualche castagna dal fuoco. Non dico che stiamo facendo bene, ma almeno limitiamo i danni, insomma, no? E che già immagino per il governo nazionale sia un elemento di conforto. Ci sono tante opportunità, il PNRR è sicuramente una, però ricordiamo, cioè, non consideriamolo il diluvio universale, poi noi governeremo anche i processi. Dopo il PNRR stiamo mettendo in piedi tutte le cose infrastrutturali, i collegamenti, le attività, la promozione. E la cosa bella è che lo si sta facendo appunto come una grande squadra.
poi alla fine, io lo dico sempre, insomma, lo dico spesso parlando con i colleghi della Capitaneria, insomma, no, lo stellone della Repubblica è uno, poi uno sì, fa il sindaco, uno fa il presidente dell'autorità portuale, uno fa il viceministro, uno fa il comandante di porto, poi alla fine la squadra con la quale la maglietta che andiamo in campo è quella dell'Italia. E quindi quando vincono le amministrazioni insieme, vinciamo tutti, a beneficio appunto del nostro territorio, dei territori di riferimento. La costruzione di un rapporto sano con la città è imprescindibile. Porto senza la propria città non ha motivo di esistere, e una città che non sfrutta il suo porto non sta sfruttando proprio il suo asset principale. Quindi anche da questo punto di vista, sicuramente Civitavecchia, ma poi anche le altre due città del sistema, con molta determinazione, un po' di umiltà, appunto, mi fa piacere che il ministro abbia detto, con un po' di creatività ci stiamo provando. È una bella partita, non è facile. Voi sapete, lo dicevo adesso vicemente, io no, mi sono insediato il giorno dopo la bocciatura di un bilancio, insomma, che presentavo meno 10, l'altro giorno abbiamo presentato un bilancio che in un anno e mezzo fa più 2, che non sarà tanto, sarà poco, dicevo scherzando l'altro giorno, una rondine non fa primavera, ma è sempre meglio che il calcio Fidetti. No, e quindi il... sempre per rimanere un po' di pragmatismo, no? E quindi è un bel momento. Io ringrazio ovviamente il ministro Monelli, perché è importante sapere che ci siete al nostro fianco o quando abbiamo bisogno. Io devo dire la verità.